Quali sono, Paolo, le domande più richieste dai nostri esploratori? La prima è generalmente sulla sicurezza, intesa come sicurezza sociale o sicurezza sanitaria. Quindi ci chiedono se il paese è sicuro dal punto di vista sociale, della criminalità e anche dal punto di vista sanitario, della sicurezza alimentare. Quello che facciamo è generalmente risolvere i dubbi in questo senso, portando la nostra esperienza e anche l'esperienza dei nostri esploratori che precedentemente hanno viaggiato con noi e offrire una chiave di lettura che sia funzionale a tranquillizzare i nostri viaggiatori, facendo scegliere loro cosa li fa stare effettivamente più tranquilli e cosa li farebbe stare effettivamente più sereni in un viaggio di questo tipo. Un altro aspetto che viene preso spesso in considerazione è relativo alla grandezza del paese. È un paese enorme. Gli esploratori si chiedono: ma vale la pena andare qui? Vale la pena andare qui? Cosa non posso perdermi? Cosa non vale la pena andare a vedere? Siamo consapevoli che il Sudafrica è un paese enorme e sulla base di quelle che sono le specifiche caratteristiche di ciascun viaggiatore organizziamo l'itinerario più in linea con ciascun esploratore. Chi si approccia a un viaggio in Sudafrica probabilmente si è letto tante guide e allora ti dicono: dalle guide sembra tutto bellissimo, ma è veramente così? Diciamo che le guide forniscono un ampissimo ventaglio di opportunità legate a tutto il paese e può capitare di voler fare esperienze da una parte all'altra del paese senza considerare che il paese è effettivamente enorme e spostarsi all'interno deve essere gestito in funzione dei giorni a disposizione e delle attività che effettivamente si vogliono fare. C'è anche la domanda: quanti giorni mi servono per poter vivere un'esperienza completa? Quello che diciamo sempre è dipende da giorni che avete a disposizione e sulla base dei giorni che abbiamo a disposizione possiamo costruire veramente di tutto. Di base il minimo sindacale, visto che comunque si parte da due notti in volo, almeno di vivere 7 notti di esperienza in Sudafrica. Infine, dulcis in fundo, all'aspetto economico, dice: no, ma per un viaggio così, se deve durare così tanti giorni, poi mi costa troppo. Il costo del viaggio, anche in questo caso, dipende da voi, dipende dal singolo esploratore, perché il viaggio in Sudafrica può essere vissuto a tantissimi livelli, con tantissime tipologie e diversità di budget. Per cui quello che ti diciamo è: visita il sito www.sudafricaexperience.it e prenota la tua consulenza gratuita, così costruiremo insieme a te il tuo prossimo viaggio in Sudafrica.